Martedì 28 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la tradizionale rassegna stampa. Una rassegna stampa che sarà in larga parte dedicata in ottica Napoli a quelli che sono i problemi del San Paolo. Sul Napoli per fortuna non ci sono notizie, c'è qualche approfondimento, ma la partita è stata giocata sabato. Oggi è martedì, oggi solo è prevista la ripresa degli allenamenti, quindi notizie ce ne sono poche. Sui giornali ovviamente spazio alla partita di ieri della Roma, l'ultima della seconda giornata di Serie A, un 3-3 da alcuni definito molto spettacolare, in effetti la partita è stata divertente, emozionante, sta di fatto però una partita che finisce 3-3 in genere è portatrice di parecchi errori da entrambe le parti, difatti pare che Di Francesco si sia molto arrabbiato. Comunque, in questo momento quelli della Roma non sono problemi del Napoli, prendiamo atto che delle squadre anti-Juve attese in un primo momento, sin qui solo il Napoli è a punteggio pieno, mentre le altre hanno tutte perse terreno, anche se la perdita di terreno della Roma è estremamente relativa, un pareggio in due partite ci può stare. Comunque, alla Roma ieri c'è stata anche la cessione di Strootman, non molto gradita dai tifosi, e in effetti è strano che la squadra si sia rinforzata vendendo i tre giocatori migliori dell'anno scorso con l'eccezione di Dzeko. Ha venduto il portiere Alisson, Nainggolan e Strootman e questo ha fatto un po' arrabbiare i tifosi. Comunque, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport. Andiamo avanti, prima pagina della Gazzetta dello Sport in cui il titolo principale è sulle milanesi. La svolta di Vigno. Dentro Calhanoglu, Calhanoglu non ha giocato a Napoli non per una scelta tecnica dell'allenatore, ma perché era squalificato. Quindi spazio a Caldara per la difesa a 4. Io non credo che i problemi del Milan siano stati da parte di Musacchio, è la squadra che a un certo punto ha smesso di giocare. Più spazio all'Inter, Spalletti, Ninja e Martello. Che cosa vuol dire? Il tecnico striglia la squadra per 40 minuti, mancano la fame, il leader e la personalità. Sabato con il Bologna ritorna Nainggolan per dare la scossa. Poi show Atalanta rimonta Inter. In basso la notizia come al solito esalta Cristiano Ronaldo che ha fatto 15 tiri in due partite, re in Europa. Va bene. E poi da qualche parte ci sta una notizia che mi ha fatto molto divertire, non dico se l'ho letta qua, sta sicuramente anche sulla Gazzetta dello Sport, comunque di Borriello che ha trovato squadra, va a giocare nell'Ibiza, nella Serie C spagnola, di sicuro non mancherà il divertimento, poi il giocatore che in Serie C farà tranquillamente la differenza. Intervista della Gazzetta dello Sport a Ranieri. A Spalletti manca Modric, ma adesso tocca a lui. Fa il punto anche della situazione del campionato italiano e dice che Ancelotti è un fattore aggiunto per il Napoli che potrà fare molto bene. E ha confessato che in Premier League tifa per Sarri. Gazzetta dello Sport, pagina interna, nuovo Mertens, avrà panchina e obbedienza il gol del che manca. Mertens in queste prime due partite è partito dalla panchina. È subentrato mai al posto di Milik, ma sempre giocando insieme a Milik, segno che il Napoli ha questa opportunità di cambiare in corsa il sistema di gioco. E poi si fa nel pezzo a fianco, quel modo maturo di vivere da riserva, fa la differenza tra il comportamento che ebbe Mertens 3 anni fa, 2 anni fa, al debutto del secondo anno di Sarri, 2-2 contro il Pescara, il Napoli perdeva 2-0, lui entrò nella ripresa, fece due gol, e poi fece dei gesti rivolti alla panchina azzurra. Invece adesso è maturato, ha acquistato più consapevolezza dei propri mezzi, anche un ingaggio decisamente più alto, e quindi ha accettato di buon grado partire dalla panchina e poi ha fatto gol. In basso la notizia che Luperto ha conquistato Ancelotti, ha trovato casa sulla fascia sinistra. Luperto è un buon centrale difensivo. E ancora devi dimostrare tutto. In Serie A ha giocato due spezzoni di partita con il Napoli, un paio di minuti nel Napoli di Benitez e i minuti finali sabato sera. Ha giocato tutte e due le partite contro il Milan in Serie A.
poi ha giocato bene nell'Empoli, prima aveva giocato bene nella Pro Vercelli, se non ricordo male, in Serie B, però in Serie A deve dimostrare tutto, soprattutto non è la fascia sinistra il suo ruolo titolare, lui è un centrale. È capitato spesso in passato che ci sono degli esterni che si sono adattati a giocare molto bene da centrali, mi ricordo Maldini, mi ricordo lo stesso Chiellini che partì come esterno, l'opposto non è quasi mai successo. È chiaro che può giocare benissimo in una difesa a tre esterno di sinistra, però per le sue caratteristiche lui è un centrale. Prima pagina di tutto sport, CR7 guarda The Champions. Guardo un po' inebetito, non capisco il perché di questa foto, comunque va bene così. Il Mattino, questa è la prima pagina del Mattino, e annuncia un'intervista a Ventura, la vedremo tra poco. Pagina interna, Ruiz e Verdi a Tesa d'Oro sono stati i due principali acquisti quest'anno del Napoli insieme a Meret. Nessuno dei due, Meret è infortunato, dovrebbe rientrare dopo la sosta, ha mai giocato. Ed è chiaro che su di loro ci sono grandi attese. In basso la notizia del pareggio della Roma. E questa è l'intervista che avevamo annunciato a Ventura, Napoli sorpresa della Champions, il quale dice che il Napoli potrà fare molto bene in Champions grazie ad Ancelotti, che è un allenatore esperto. Poi non ha voluto rilevare perché non ha fatto giocare Insigne nel famoso playoff contro la Svezia, ha detto è acqua passata e quindi meglio non parlarne. Invece sarebbe il caso di parlarne, perché poi si continua a intervistare di tanto in tanto Ventura. E l'unica domanda alla quale lui avrebbe dovuto dare una risposta è quella sul perché non ha fatto giocare Insigne, e a distanza ormai quasi di un anno, sono passati 9 mesi, non se, 9 mesi e mezzo, non sappiamo ancora perché non ha giocato. Sorriso Luperto, pupillo di Carlo. Luperto ha giocato molto bene con i minuti finali contro il Milan, ed è stato Ancelotti a bloccarlo a Napoli. Lui era destinato ad andare in prestito all'Empoli. È chiaro che senza Gulam, Ancelotti giustamente ha preferito tenersi in rosa quello che meglio si adattava a poter giocare esterno sinistro. Vedremo se Gulam dovesse tornare, ce lo auguriamo tutti. Il suo ritorno è atteso tra metà ottobre e novembre, probabilmente prenderà un po' più di tempo. Comunque, se per fine gennaio dovesse essere pienamente disponibile, cosa sarà di Luperto? Se verrà ancora trattenuto a Napoli a fare da quinto centrale, magari avrà scalato qualche posizione anche in quel ruolo, oppure se andrà in prestito da qualche parte. Solita polemica su DAZN è un incubo in Italia, spiegano i motivi tecnici per questi problemi, che secondo me erano largamente prevedibili. È stata una follia della Lega vendere i diritti in questa maniera, va bene. Ed ecco le pagine a cui facciamo riferimento: stadio, il comune alza il tiro, stop trattative con il Napoli. C'è stata una dichiarazione ieri dell'assessore Borriello, che ha detto chiaramente che con De Laurentiis è inutile parlare. E a questo punto saranno inflessibili, si aspettano dal Napoli il saldo dei fitti pregressi e ogni settimana il bonifico per il fitto del San Paolo. San Paolo che costerà una cifra blu in assenza di una convenzione, il 10% dell'incasso netto, cioè al netto delle spese. Spese che tra diritti alla squadra avversaria, tasse, SIA, eccetera, arriva a coprire più o meno il 50% dell'incasso totale. Comunque, in ogni caso parliamo di belle cifre. Pagina interna, il comune all'attacco, vertenza in tribunale, ma si gioca al San Paolo. Viene escluso la possibilità dello sfratto, però è chiaro che ogni volta che il Napoli non pagherà si farà ricorso al tribunale per ottenere ingiunzioni di pagamento e tutto quello che si può ottenere per avere i soldi dovuti. Sotto un'intervista con Beppe Bruscolotti, stadio fatiscente, lo vedono tutti, con i lavori sarà più accogliente. Resta una situazione imbarazzante, soprattutto per come è stata gestita. Io non mi tiro indietro quando si tratta di dire la mia. Il San Paolo è uno stadio comunale, versa in uno stato a dir poco pietoso. Sta di fatto però che il comune è in stato di predissesto, di dissesto, non ricordo neanche bene quale sia il termine esatto, e i soldi non ce ne sono. Se De Laurentiis ci tiene al San Paolo,
può trattare col comune semmai per rilevarne in toto la gestione, e invece se continua in questo modo a pretendere che con soldi che non ci sono il comune possa aggiustare il San Paolo e lui continua a non pagare neanche il quinto, non si andrà da nessuna parte. Veniamo anche a specificare che è vero che il Napoli è creditore di circa 2 milioni e mezzo di euro dal comune per la storia dei tornelli dell'estate del 2007, ma è anche vero che i crediti verso l'amministrazione comunale, la pubblica amministrazione in Italia non possono andare in deduzione, quindi in compensazione. Quindi non può dire non pago questo perché devo avere dei soldi. Tutti i grandi club pagano vigili e trasporti, questo fa parte delle convenzioni, quando ci sono le partite ci sono delle spese supplementari per il comune, per i vigili urbani e per i trasporti che vanno potenziati nelle vicinanze dello stadio. Al Napoli esisteva con la convenzione l'accordo per cui il Napoli pagava i mezzi pubblici, soprattutto la metropolitana, il prolungamento della metropolitana, e il comune si accollava il costo dei vigili urbani. In assenza della convenzione il Napoli non paga niente e i tifosi sono rimasti a piedi. Domenica, sabato sera, finita la partita, hanno avuto la sorpresa che Metropolitana e Cumana non erano state prolungate nei loro tempi e quindi il problema c'è stato. Tifosi a piedi, Metro e Cumane vanno allertate dalla regione. Mi sembra strano che nessuno sapesse che ci fosse la partita, quindi quando si dicono queste cose si sfiora il ridicolo. Esiste un problema con Napoli, un problema serissimo, con De Laurentiis è impossibile probabilmente discutere, però che viene fuori la barzelletta che Metro e Cumana vanno allertate dalla regione, mi sembra veramente un qualcosa di farsesco. Prima pagina di Repubblica, sono finite, adesso abbiamo fatto vedere la prima pagina di Repubblica e la prima pagina del Corriere della Sera. Abbiamo detto che notizie oggi non è che ce ne fossero molte, era inutile dilungarci, quindi chiudiamo qui questa rapida rassegna stampa, l'appuntamento è per domani.